di invivibilità che si è venuta a creare. La situazione è diventata ulteriormente complicata e difficile perché anche in via San Pier d'Arena è inevitabilmente aumentato il traffico in virtù delle misure prese diciamo su questa circolare che l'amministrazione comunale ha dovuto inventarsi per rendere più fluido possibile il traffico degli automezzi. Sottolineo che in lungomare Canepa ormai siamo a 5-6 corsie, abbiamo le corsie che determinano delle curve e l'invivibilità è data da un permanente traffico che si presenta o come doppia fila in coda o ad alta percorrenza o con un traffico meno intenso ad altissima velocità. All'inizio del cantiere ANAS ha posto i 30 km orari, almeno gli ultimi passaggi miei abbiamo visto questo cartello, ma posso assicurare che la velocità degli automezzi è ben superiore. Devo anche dire che se sei con il motociclo e i camion transitano a 60-70 all'ora, diventa impossibile non osservare i 30 km orari, ma anche, è necessario accelerare, perché la sensazione è quella, di essere inevitabilmente travolti dai mezzi pesanti e leggeri. Da quando si è venuta a creare la situazione post-Morandi, già di per sé quella viabilità che era tendente a crescere e che continuerà a crescere, ha determinato un inquinamento acustico sulle 24 ore, perché anche nelle ore serali, quando il traffico è inferiore, l'alta velocità determina sia un alto consumo e quindi sia un alto inquinamento, sia anche un alto rumore. Noi che cos'è che chiediamo? Non stiamo ancora aprendo il capitolo in sede regionale della richiesta dei cittadini di poter avere un'infrastruttura che loro identificano, credo correttamente, in una galleria per poter vivere in maniera dignitosa. Questo è un tema che affronteremo in altro momento. Noi oggi chiediamo due cose: che ARPAL provveda a installare le colonnine che misurano l'inquinamento atmosferico, perché considerato il peggioramento della qualità dell'ambiente e le misure prese sull'impatto del traffico, oggi noi rischiamo di far sì che le persone si ammalino, ma che la manifestazione della loro malattia poi avvenga in un tempo futuro. Allora abbiamo la necessità di capire, in realtà stiamo parlando di lungomare Canepa, dovremmo avere la chiarezza di dirci che analoga situazione sul nodo di Borzoli a Cornigliano e su via Siffredi, quindi abbiamo la necessità di capire qual è lo stato dell'arte della salute delle persone. Se l'emergenza dura un mese, capisco che puoi chiudere le colonne che fanno la misurazione dell'inquinamento, idea 20, fine del 20, nel 19, qualcuno dice addirittura a Natale del 19. L'altra cosa che chiediamo è veramente banale e non ci capacitiamo. Bisogna mettere i misuratori di velocità su lungomare Canepa. E in tutti i cantieri lo fanno ANAS e lo fa Autostrade. Allora, poiché la filosofia del traffico è quello di mantenere, il traffico costante, cioè di non inserire incroci, blocchi e semafori, questa filosofia consente di mantenere una velocità compatibile con la sicurezza di chi viaggia, e sono stati molti gli incidenti, anche gravissimi, qualche volta si dice mortali, su quel pezzo di strada, ma soprattutto consente di ridurre i consumi e quindi l'inquinamento di aria e acustico. Il comitato di Viale di Lungomare Canepa ha insistito con il Comune,
ha insistito con ANAS. Siamo in presenza di un cantiere, nulla vieta di posizionare i misuratori di velocità che, come per la sopraelevata, sappiamo, consentono, come dire, rapidamente di educare tutti coloro che passano a tenere la corretta velocità. Non so se sono i 50 all'ora, non so se sono i 30, nulla vieterebbe di tenere una velocità a passo, quindi 30, almeno nel tratto sottostante le abitazioni dei cittadini che lì vivono. Sono due richieste francamente banali, capisco la preoccupazione di non avere, come dire, di avere poi degli indicatori che richiedono ulteriori provvedimenti, però credo che la salute dei cittadini sia prioritaria quanto il diritto di spostarsi e non possiamo immaginare che quelli che abitano lì possano, come dire, vedere messa in seconda posizione l'esigenza di una situazione tollerabile perché abbiamo la necessità del trasporto. Ultima questione e chiudo, basta chiedere ai vigili urbani del Comune di Genova. Se voi state lì dove sono loro nell'incrocio, io ho fatto un sopralluogo in più punti per circa 4-5 ore, ho analizzato e vissuto la situazione e la testa ti rimbomba per il rumore e ti accorgi, come dire, che a un certo punto respiri male. Sono due misure che mi auguro siano, a partire dalla volontà del Consiglio, da proporre, da sostenere nei confronti di ARPAL, che è un'azienda della Regione, e nei confronti di ANAS perché ristabilisca un tranquillo andamento della viabilità. Grazie consigliere Rossetti. Ha chiesto di intervenire il consigliere Pastorino.